Ciao Gin Lover, sono qui sui campi dell'azienda agricola Schemmushine in distilleria vicino al nostro alambicco di saggio per parlarvi di regali di Natale, più o meno belli. Il primo regalo, ed è quello bello, è stato fatto da Morris, rappresentante della Desper Italia. Trovate qui la nostra mail qui sotto se volete avere il suo contatto e chiamarlo per sapere i prezzi e i modelli dei distillatori DES, che ci ha portato un upgrade nel nostro distillatore ibrido da produzione. Quindi un upgrade, ovvero il nostro distillatore aveva una colonna di rettifica, ne ha portato, in questo caso ha portato solamente il tavolo perché la caldaia è rimasta la stessa, quindi ci ha portato due colonne di rettifica. Le colonne di rettifica sono molto interessanti perché con due colonne si possono lavorare sia spiriti di frutta sia spiriti di cereali, mentre con una colonna sola, probabilmente con quattro piatti, in questo caso sono due da tre, era un po' troppo aggressiva per gli spiriti di frutta che devono mantenere quello che è il profilo aromatico della frutta e soprattutto poco, invece, erano poco per la distillazione invece di spiriti cereali, dove l'alcol deve diventare più neutro. In questo caso, utilizzando in modo, diciamo, separato le due colonne, con i tre piatti andremo a fare spiriti, quindi dove vogliamo che il sapore del distillato rimanga all'interno, quindi come può essere uno spirito di mele, un calvados, uno spirito di uva, quindi un brandy, e in questo caso il sapore della mela e il sapore della frutta è quello che si vuole mantenere, quindi abbiamo bisogno di una colonna rettifica meno incisiva, in questo caso, che darà un risultato di uno spirito meno alcolico ma più rispettoso dei sapori, e dall'altra parte invece se li utilizziamo tutte e due avremo quindi sei colonne con la possibilità di distillare quindi ottimi spiriti neutri come sono, come viene richiesto in questo caso per gli spiriti da cereali, soprattutto per la vodka ma anche in un certo senso per il whisky. Quindi questo è l'upgrade. Naturalmente dall'altra parte abbiamo sempre il nostro basket delle erbe aromatiche, diciamo, per la produzione di London Dry Gin. Questo è un alambicco ibrido perché può fare tutte e due, ma ancora le dogane non danno il permesso, o non tutte. Naturalmente se cambierà qualcosa nella legislazione, noi avremo un alambicco che potrà fare entrambi. Quindi ringraziamo la DES, ringraziamo Morris, abbiamo lavorato tutta notte per montarlo, abbiamo anche una nuova centralina di comando perché abbiamo dei nuovi sensori sul deflemmatore della seconda colonna di rettifica, e naturalmente per qualsiasi informazione sui distillatori DES li trovate sul sito oppure mandateci pure un'email che vi mettiamo in contatto con Morris. L'altro regalo, che è quello un po' meno bello, ma poi alla fine vi darò una chicchettina per sgarbarsi un po' la bocca, è che comunque con la fine dell'anno è entrata la famosa telematizzazione delle accise. Quindi noi piccoli opifici, i grandi erano comunque obbligati già da tempo, noi piccoli opifici ad accisa assolta, in questo caso invece per la nostra licenza di distillazione forfettaria non ci sono ancora, diciamo, i percorsi doganali, quindi si rimarrà al cartaceo. Invece per opificio ad accisa assolta dovremo tenere quelle che sono le nostre lavorazioni sia in cartaceo, ma fare una trasmissione di queste lavorazioni che deve avvenire almeno una volta l'anno. Poi possiamo farlo tutti i mesi per essere più comodi, ma una volta l'anno, quindi con la fine dell'anno, dobbiamo trasmettere tutto quello che sono le lavorazioni che abbiamo fatto, quindi quello che abbiamo registrato nel nostro registro cartaceo, al sistema informatico della dogana. Non vi dico che comunque è molto complessa la cosa, infatti noi cercando e studiando abbiamo trovato il nostro partner, che è indogana.it, che ci fornirà un software per la gestione quindi dei nostri, diciamo, libri di scarico e carico dei contrassegni, dell'alcol e delle bottiglie. In questo caso è un software in cloud e terremo i nostri libri sia cartacei sia in questo software e una volta al mese o una volta all'anno li invieremo. La forza di questo gruppo di IV SRL e del software Indogana è sicuramente la semplicità d'uso, perché abbiamo già fatto un piccolo test con un loro consulente che ci ha fatto vedere il funzionamento e, diciamo, semplicità d'uso soprattutto per quello che è la comunque complessità dell'argomento, insomma, di tenere libri di carico e scarico, ma sono riusciti comunque a fare un software user friendly. E dall'altra parte abbiamo un software in cloud, quindi che funziona su tutte le piattaforme. Noi usiamo Apple e abbiamo trovato altri, diciamo, produttori di software che utilizzavano solo software non in cloud, ma che funzionavano solo su determinati sistemi operativi. Invece questo funziona ovunque
È un software comunque modulare, scalabile a seconda delle esigenze, si può connettere al vostro gestionale, quindi sicuramente è anche molto interessante perché ha un'automatizzazione molto spinta e soprattutto quello che abbiamo trovato noi in questo caso è stata la capacità e la conoscenza della parte doganale da parte della IVA SRL nel aiutarci in quello che è il primo step, cioè l'accreditamento alle dogane per l'uso del servizio informatico, che forse è la parte più ostica, in quanto il sito delle dogane, mi spiace dirlo, è molto molto complesso. Se dobbiamo arrivare a un fisco che è amico del contribuente, ed è comprensibile, lì proprio siamo su un pianeta di incomprensibilità totale, di usabilità veramente bassa, dove viene richiesto l'inserimento di codici differenti per l'accreditamento, per cambiare la password, e se non inserisci bene questi ti bloccano e devi rifare un'altra richiesta alla dogana. Quindi molto complesso, ma non preoccupatevi perché indogana.it, quindi il team della IVA, può aiutarvi e fare anche questo per voi. Quindi non spaventatevi, se è incomprensibile chiamateli, trovate, io vi metto qua il link del sito indogana.it, chiamateli pure, sono molto molto competenti e vi aiuteranno anche per l'accreditamento, la firma digitale, che non è quella classica ma è quella che serve alle dogane, vabbè, se potevo usare una, ma in Italia ce ne vogliono due, e per tutta la configurazione del software, e vi insegneranno anche come utilizzarlo. Poi una volta l'anno, e ricordatevi che scade sia la fine del 2023, ma avete tempo ancora 30 giorni, quindi per tutto gennaio 2024, per fare questa comunicazione prima di essere purtroppo in sanzione. Noi ci siamo svegliati anche forse un po' in ritardo, ma comunque siamo ancora in tempo per fare tutto e anche voi lo siete. Quindi se non l'avete ancora fatto, sappiate che avete questo obbligo, e quindi datevi una mossa, andate sul sito indogane.it e contattate l'IV per avere un preventivo e anche per sapere come procedere. Un'altra, diciamo, soluzione è di sentire un consulente che invece fa questo per voi. Qui il costo è molto più alto, però devo dire che ne vale la pena, nel senso, per chi ha molte operazioni. Noi lo facciamo noi perché comunque ai corsi per Master Distiller vi faremo vedere anche come funziona questo software e come fare, diciamo, per creare i vostri registri e i vostri prodotti e spedire, diciamo, quelle che sono le comunicazioni annuali alla dogana. E quindi lo facciamo anche per questioni propedeutiche. C'è anche un risparmio che è comunque interessante, più del 50% se uno lo fa in proprio. Mentre se uno sceglie un consulente a cui, come il commercialista, gli mandi i tuoi libri e lo fa lui, quindi le inserisce lui, diciamo, nel software per inviarle alle dogane, in questo caso il costo sicuramente è superiore, ma abbiamo trovato delle persone molto competenti nella Lario Consul SRL. Quindi abbiamo trovato persone molto competenti nella Lario Consul SRL che potete contattare. Loro fanno un servizio di consulenza su tutte le questioni doganali, quindi in realtà se avete un problema anche di contabilità o un problema doganale dell'apertura della vostra licenza, diciamo, per la trasformazione come ufficio di trasformazione, potete contattare la Lario Consul. Qui troverete un consulente o dei consulenti molto in gamba, non solo vi daranno la consulenza, se avete problemi nei libri, diciamo, nei registri di scarico e scarico, loro preparano anche questi registri a norma di legge per la dogana e quindi ve li possono fare al posto vostro se non li trovate, diciamo, in commercio, e soprattutto se volete quindi che loro facciano al vostro posto questa comunicazione di questi dati annuale, quindi lì mandate i vostri registri, loro li inseriscono e ve li mandano. Sicuramente il costo è più alto, ma per una persona che non si vuole cimentare dell'uso un programma, questa è un'altra soluzione, e anche per altri tipi di consulenze a livello doganale. Quindi questa, diciamo, è il regalo un po' meno bello che c'è alla fine di questo 2023, l'obbligo quindi di invio telematico di quella che è la produzione annuale degli opifici di trasformazione ad accisa solida. Non sappiamo ancora se verrà prorogato, noi comunque ci stiamo già lavorando, attenzione, quindi andate anche voi e mettetevi in pari.
Ultimo, chicca per sgarbarci la bocca, in questa settimana verrà la prima Master Distiller qui ai corsi sui campi dell'azienda agricola Shimon Shine. Naturalmente trovate informazioni nei nostri corsi sempre qui sotto. È una ragazza che viene dalla Croazia, vi farò un video per presentarla, adesso non vi dico niente, ma ragazzi è la prima Master Distiller, la prima ragazza che viene qui a frequentare i corsi. Farà un corso di 2 giorni, uno dedicato alla produzione del London Dry Gin distillato e l'altro dalla parte della produzione di gin in infusione, quindi col compound e di amari. Quindi, peccato che la prima Master Distiller sia, diciamo, sia italiana, ma comunque noi siamo orgogliosi perché è la prima ragazza che viene ai nostri corsi e con cui collaboreremo in Croazia, perché abbiamo scoperto che il nostro amaro source è molto molto richiesto in quel paese, gli piace molto e quindi vedremo di fare un amaro con lei che possa essere interessante da vendere, come lo è source. Naturalmente trovate i nostri prodotti sul sito shegin.it, ci sono i nostri box regalo per Natale. Io, dopo avervi parlato di regali più o meno belli, vi saluto qui dai campi dell'azienda agricola Shimon Shine e ci vediamo al prossimo Gin Tonic. Ciao!